Buonasera, i pescatori più sexy di tutta YouTube Italia, da un nuovo appuntamento con la Peripesca live, sempre con il buon Beppe di Punto Pesca. Questa sera un ospite speciale che ci presenterà il buon Beppe, quindi Boni un attimino. Beppe mi si è frizzato, è ripartito, ok. Qui invece siamo dal canale appunto di Itinerari di Pesca e dal canale di Punto Pesca, quindi live in doppio canale. Detto questo, diamo subito la parola al buon Beppe che sta già lì, si sta preparando la scheda tecnica, perché ormai siamo arrivati alla scheda, siamo professional, e lasciamo appunto la parola al buon Beppe. Io tra l'altro ti sento malissimo, non so se ci danno conferma anche dalla live. Comunque buonasera, benvenuti alla Peripesca. Allora, questa sera parliamo di self-made e vi abbiamo portato un cuoco, un Carlo Cracco. Ma che dico un Carlo Cracco? Meglio, un Cannavacciuolo. Meglio, questa sera abbiamo Gian Pierino Pesca, che lui l'abbiamo invitato per il self-made, però lui è anche un pescatore, quindi come tutti i pescatori e come tutti i lunedì c'è il clippino di presentazione. Quindi regia, clippino. Vado io? Vai, se la regia. Non si sente. Bene Beppe, ma adesso... Ciao Gabi, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti. Nicola, come regia fai cagare. Perché? Che ci posso fare? Ma io non lo so, guarda. Io arrivo all'ultimo, sono a lavorare, mentre questo passa le giornate, ragazzi, non fa nulla dietro un bancone e se la rifà con me che all'ultimo arrivo, poverino, dopo un turno di lavoro. Ma le voglio... Gian Pierino, dica qualcosa a lei. Si presenti a questi ragazzi che si aspetta Beppe, qui si arriva a domani. Vadi. Intanto vi ringrazio molto per l'ospitalità. Da tanto tempo che seguo i vostri canali. Quindi è un onore anche avere la possibilità di parlare con voi e con tutti i pescatori che in questo momento ci seguono. Grazie per ora. Allora, il buon Gian Pierino è qua perché vedete quante cosine carine che ha davanti alla webcam. Chi ci ascolta dai podcast, adesso parleremo anche di voi, non lo sa, ma il buon Gian Pierino è un ottimo preparatore di pasture self-made. Sappiamo che è un argomento sempre caldo, quello della preparazione della pastura, del self-made, dell'autocostruzione per esempio per gli artificiali. Quindi per raccogliere un pochino questo mondo abbiamo deciso stasera di fare questa live. Ora faccio un veloce passaggio per tutti i saluti e poi Beppe ci ricorderà tutti i modi che avete per poter seguire questa live e per poterci dare il vostro supporto. Intanto salutiamo Matteo il ciclopescatore, salutiamo Masnos, Bucco del Bucco Fishing Channel, Alo Fishing, Steel Baits Lures, che è il nostro buon capo, anche moderatore, grazie, ciao grazie, il nostro buon caro abbonato Andrea Grassini, Giovanni Tartaglione e poi il nostro buon Diego Ghioni e naturalmente il grande, immenso Samuele Coppe, moderatore e community manager. Buonasera ragazzi, vai Beppe! Andiamo. Allora, versione podcast, potete ascoltarci perché il podcast funziona bene perché ci si ascolta, però su Spotify c'è anche la versione video, quindi quando Gian Pierino farà vedere, perché vi spoilerò che ci farà vedere una delle sue pasture che si può fare facilmente con pochi ingredienti, su Spotify c'è anche la versione video, quindi... Ci ascoltate, quando volete vedere il video attivate il video e guardate cosa sta facendo, se poi tornate alla versione audio, tranquilli.
ci potete ascoltare su Spotify, su Google Podcast, su Apple Podcast, su Amazon Podcast, cercateci con hashtag Aperipesca, veniamo fuori dappertutto e mi raccomando supportateci anche lì. E alle 21:30, quando Nicola va a nanna, parte la Aperipesca by night. Stasera Samuele non ce la fa perché è incasinato col lavoro, ma Giampi ha detto che un'altra mezz'ora me la dedica, quindi facciamo anche il by night anche stasera, quindi rimanete fino a tardi. Se volete poi darci una mano concreta potete farlo anche tramite le donazioni, super grazie, gli abbonamenti, tutti i modi che sono per noi molto importanti, ci aiutano a portare avanti questi progetti che siano appunto la peripesca e poter gestire un pochino il tutto. Se lo volete fare vi ringraziamo tantissimo. Detto questo però andiamo al caldo della serata, perché cominciamo con le domande al buon Giampierino. Io questa sera, Beppe, te pensa, ho recuperato ben 3 foglietti di vecchie domande. Bella mia. Proprio perché stasera mi sento fantasioso. Detto questo, però, vorrei lasciare la parola a te, Beppe, che lo conosci meglio sicuramente di me, per la prima domanda. Allora, guarda, prima cosa che voglio chiedere a Giampi, Giampi, vuoi parlare un attimo del tuo canale? Così anche chi non ti conosce ti può seguire sul canale. Allora. Anche perché tu non hai né Facebook, né Instagram, né TikTok, né non c'è niente. Lui posso dire che lo potete seguire solo ed esclusivamente su YouTube. Sì, la mia iniziativa del canale parte da una deformazione professionale, nel senso che io sono un grafico e quindi come grafico e video editing ho deciso di approfittare di questa possibilità che era appunto YouTube per creare dei video per quella che è sempre stata la mia grande passione, la pesca. Quindi io nasco come molti ragazzetti che a 8-10 anni iniziavano a impugnare le prime canne fisse, quindi pesca galleggiante. Mio padre era un cacciatore, ma mio zio era un grande pescatore. Purtroppo oggi non c'è più e quello che lui mi ha lasciato è appunto questa grande passione che negli anni ho sempre sviluppato. Sono ultra cinquantenne, quindi diciamo che più o meno è una 40 d'anni che vado a pesca. E da 4-5 anni più o meno ho iniziato l'attività su YouTube per gioco, per scherzo, cominciando a riprendere qualche cattura, qualcosa che fosse sempre inerente alla pesca. E poi dopo ho voluto anche inserire questa grande e bellissima esperienza che è stata l'agonismo. Ho fatto 10 anni di pesca al colpo per una società che era l'Imolese di Imola, appunto. E diciamo che tutto quello che mi ha insegnato la pesca al colpo, poi dopo è stato un bagaglio utile sia per il canale YouTube che per questa passione del self-made che mi ha conquistato e vedo che bene o male è anche una delle cose che viene ricercata di più all'interno del mio canale. Abitando in campagna, di pure Beppe. Ero già partito io con una domanda, ma vai pure. Dimmi. Allora, la domanda che ti faccio io è questa, no? Cioè, il discorso del self-made, aspetta che esco un attimo, che avevo messo anche il canale. Allora, è nato più che altro dalla tua parte il self-made come necessità oppure proprio come sperimentazione? Nel senso, hai cominciato a far pasture in autonomia. Come facciamo in molti? Cioè, per dire, non ho voglia di comprarmela, mi voglio fare un qualcosa di mio che almeno risparmio un po', oppure è stato un qualcosa di dire... la pastura preconfezionata non mi soddisfa, voglio creare un qualcosa di mio per sfidare quella che era la natura che ho davanti a me. Ecco, diciamo che la cosa che mi dà più soddisfazione è creare una cosa che potrebbe essere una pastura o un'esca con le mie mani che in commercio non trovo. Poi questo non vuol dire che in commercio non ci siano dei prodotti validi, anzi, io per tanti anni ho utilizzato delle pasture commerciali che sono ottime e lo erano anche allora, e bene o male si usavano quelle cose lì. Però c'era già la tendenza a mischiare e a studiare qualcosa che fosse più adatto ad ogni campo di gara, ad ogni situazione di pesca, ad ogni meteo che si trovava quando si arrivava sulle sponde.
E dopo lì, secondo me, subentra il discorso dell'esperienza, perché alla lunga capisci che lo stesso posto di pesca che ci presenta in determinate condizioni va trattato in una certa maniera. Quindi, non so, con una temperatura bassa vengono utilizzate alcune pasture, con la temperatura calda vengono utilizzate altre pasture, stessa cosa per le esche e così via. Quindi direi che è stato più un'esigenza di studiare qualcosa che fosse sicuramente economico, per non dovermi recare poi in città a prendere pasture commerciali, visto che io abito in campagna, e quindi avere una disponibilità anche da un giorno all'altro di quello che mi poteva servire per fare una mezza giornata di pesca. Buono. Buon Beppe. Oh, stasera mi puoi dire, non puoi dire, Beppe, che ho cominciato con una battuta, con una domanda trita e ritrita, eh? No, ma infatti ti voglio dire questa cosa, che ti voglio bene, e mi hai bruciato tre domande con una sola della tua. Che dispiacere, guarda come soffro. Per la serie comincio sempre prima io, lo stronzo stasera ha voluto cominciare lui e mi ha l'unica volta che mi invento una domanda. Vai. Allora, caro Giampi, quali sono invece le cose che bisogna sapere prima di iniziare a fare del self-made? Cioè, prima di cominciare a fare un intruglio, a pensare di poter mettere insieme 2, 3, 4, 5 cose, sì. Io sono dell'idea che va benissimo farsi le pasture da soli, ma un po' di ABC sarebbe meglio... saperla, no? Prima di evitare di far danno. Quindi quali sono le cose che assolutamente bisogna sapere prima di cominciare? Allora, forse sono cose trite e ritrite, ma a volte vengono dimenticate proprio perché le si danno per scontate. È importante sapere intanto dove ci troviamo, quindi cosa abbiamo di fronte e di conseguenza che tipologie di pesci abbiamo nel nostro spot di pesca. In seconda battuta, sicuramente il periodo dell'anno, perché a parità di temperature i pesci possono anche cambiare o essere gli stessi. Quindi utilizzeremo delle esche e delle pasture nel periodo invernale, e comunque quando si va sotto una temperatura, di solito si parla dei 15 gradi, quando l'acqua comincia a raffreddare. Quindi è importantissimo imparare che pesci si va a insidiare e le abitudini dei pesci che si vanno a insidiare. Se parliamo di ciprinidi, di predatori, quindi ci sono già molte differenze tra queste tipologie di pesca e di conseguenza deve variare anche l'ingrediente che va poi utilizzato in pastura e come esca. Io invece ho delle domande, un pochino, stasera sono abbastanza puntiglioso, perché sull'argomento pasture io... mi piace tanto il discorso del self-made. Ora, recentemente sto usando principalmente del commerciale, però ti voglio fare una domanda che mi assilla ormai da anni, cioè perché in certe realtà fluviali, e quindi non sto parlando di realtà, attenzione, apro una piccola parentesi, dove il pesce è abituato a quell'esca, cioè perché ad esempio in Po l'aglio va tantissimo per il barbo, mentre il formaggio va tantissimo per il barbo, si dice che la pastura per il barbo va fatta al formaggio e quant'altro, poi mi arrivo in cerchio e il barbo scappa con la pastura al formaggio, cioè sono sempre barbi europei, è sempre la stessa specie nello stesso periodo dell'anno, perché da una parte va e da una parte no? Allora, secondo me la risposta potrebbe essere questa, poi è chiaro che dico sempre, la pesca non è una scienza, ma è una passione. Quindi ognuno può avere una versione diversa di quello che può essere la tua risposta. Io dai tempi, quando ero ragazzino, dai 13-14 anni, iniziai ad andare con i miei amici del bar, che erano già ultra trentenni, quarantenni, mi insegnavano a pescare un po'. Io puntualmente venivo messo a monte, a valle, così era più facile per chi pasturava a monte, li mettevano lì perché era più facile catturare, però io di solito i cavedani non li prendevo. Io prendevo le scatole, perché pescavo in una maniera che non era adatta per pescare i cavedani. Quelli che pescavano i cavedani prendevano i cavedani.
allora si usava la pastura rossa. La pastura rossa era rossa perché era abituato il pesce a vedere il rosso e la pasturazione rossa. Quindi già il colore era importante, perché chi aveva pescato lì nei giorni precedenti o nei mesi precedenti, praticamente tutto l'anno, ancora adesso usano spesso la pastura rossa. E da sempre nel Po si pesca con la pastura al formaggio, perché il ciprinide è risaputo che ha una grande attrazione per il formaggio. Infatti anche io ho fatto delle pasture dove aggiungo il formaggio e 9 volte su 10 si prendono i, non si prendono i pescegatti, ma si prendono le carpe e tutti i ciprinidi, come può essere brem o cardola o pesci di quel tipo. Quindi direi che sicuramente è importante sapere a livello locale cosa viene utilizzato quando si pesca. E infatti noi quando andavamo a pescare chiedevamo sempre con cosa si prende, con cosa viene pasturato lo spot. Quindi è proprio una questione di come è stata abituata alla fine, cioè non è che c'è un segreto particolare. No, no, noi lo chiamavamo il filo della pastura. Tanto per dire, adesso si avvicina il periodo freddo, comincia a essere ottimo la pesca del barbo, migliore che nel periodo estivo, adesso, da adesso anche nei periodi più freddi, come potrebbe essere dicembre, gennaio. Quando si va a pescare sul filo della pastura, perché altri hanno pescato in precedenza, il pesce è abituato a venire nella stessa linea di pasturazione e viene pescato 9 volte su 10 nella stessa maniera. Se uno ha la fortuna di sapere con cosa pescare, i pesci li prende. Può capitare che li prende anche se non pesca con quell'esca o quella pastura, però diciamo che il filo della pastura è importante. Quindi possiamo dire, per esempio, che nel Serchio, essendo un fiume dove la pastura viene utilizzata pochissimo e principalmente si pesca con il bigatto, è semplicemente una questione che il barbo non è abituato alla pastura al formaggio, sì. E quindi... Sì. Un po' come succede anche nel nostro litorale romagnolo, nell'Adriatico. Io ho conosciuto tanti ragazzi che sono venuti abituati a pescare giù in meridione, in Calabria e in Puglia, col bigattino nell'acqua salata. Quando vengono da noi, che pescano nel riminese, col bigattino non prendono niente. Da noi non pesca nessuno col bigattino, pochissime persone. Si pesca tutti i tipi di pesci con altre esche che sono l'americano, il muriddu, le gongole. Sì. Però il bigattino la cattura, ma il motivo qual è? Che là l'hanno sempre pescato in quella maniera lì, pesce abituato in quella maniera lì. Ok, io lascio la parola a Beppe per la prossima domanda, sperando di non avergliene bruciate troppe stavolta. No, no, sto giro no. Oh, ma okay. Adesso sto riformulando una di quelle che volevo fargli, ma gliela faccio dopo. Perché mi rode che me l'hai bruciata, quindi la voglio fare lo stesso. Allora, prima ci hai detto quali sono le cose che uno diciamo deve sapere prima di cominciare col self-made, ma quali sono invece le cose che non bisogna assolutamente fare per chi fa self-made? Cioè, proprio quella che no, questo non si fa, quello proprio no. Allora, quello che non si fa, secondo me, è una cosa che viene fatta spesso. E poi capita che la gente dice: sono andato a pescare nel tal posto e non ho preso niente. Secondo me il 75% della resa è il posto di pesca, se sai che ci sono dei pesci che vale la pena pescare. Quindi devi essere sicuro che ci siano i pesci in quella postazione, devi essere in grado di insidiarli con la pastura e le esche giuste. E per ultimo ci metterei la bravura del pescatore, perché come sappiamo bene tutti, molte volte la persona che non ha mai pescato, gli dai la canna in mano e lo porti in un posto dove c'è del pesce, magari prende anche più pesce di te o anche il più grosso della giornata. Quindi sicuramente direi che è importante battezzare un sistema di pesca, e sicuramente è importante abituare il pesce a quello che tu gli dai. Quindi io punto sempre molto delle mie pescate sulla pasturazione preventiva. Secondo me è importantissima, è basilare in tutti gli spot di pesca, che si peschi in acqua corrente o in acqua ferma. Però guarda, io volevo che fosse più specifica la risposta, cioè quali sono assolutamente gli alimenti da non utilizzare
e se eventualmente ce ne sono alcuni che vanno utilizzati in un determinato modo, perché magari cotti vanno bene, crudi non vanno bene, nel senso proprio perché è facile, esatto, è facile aprire un armadietto e dire prendo questo, questo e questo, faccio una pastura e ci vado a pescare. Allora, quali sono proprio gli alimenti da non utilizzare e quelli da utilizzare ma che vanno utilizzati in un determinato modo? Allora, io utilizzo 99 volte su 100 degli ingredienti che si comprano o in consorzi agrari o al supermercato. Difficilmente utilizzo delle cose più raffinate, cose che vengono utilizzate a volte come oli essenziali, che sono importanti, ma secondo me è più un discorso che l'olio essenziale piace al pesce, ma piace molto anche al pescatore. È un po' la storia del profumo, quando uno sente l'odore della pastura gli piace, è convinto che al pesce possa piacere, in realtà magari al pesce piace una pastura salata e non gli interessa l'odore del biscotto. Se posso aprire una parentesi, un particolare molto curioso che ho scoperto negli anni, che io ho l'orso veneto Gabriele mi ha insegnato ad assaggiare le pasture. Ora io ti dico, io una pastura dichiaratamente che aveva il profumo di vaniglia e tutto questo, la vai ad assaggiare, è salata, salatissima. E questo mi ha fatto veramente specie, perché dico, vedi, questo è l'odore che sento io percepisco il dolce, ma poi nell'acqua la pastura è salata. Certo. È stato un particolare perché che mi ha colpito. Anche nelle pasture c'è la stessa regola che nella cucina, quindi viene esaltato un dolce con l'aggiunta di un po' di salato e viceversa. Infatti nella ricetta che vedremo dopo viene utilizzato uno dei quattro ingredienti principali, è proprio il sale, perché il sale è idrosolubile immediatamente, quindi appena tocca l'acqua cambia subito il pH dell'acqua ed è uno dei primi, una delle prime sensazioni che percepisce il pesce quando si avvicina alla zona dell'esca. Quindi tendenzialmente preferisco pasture salate, difficilmente ho fatto pasture dolci, qualche esca dolce l'ho fatta, però secondo me è sempre una pastura salata quella che può essere più interessante per il pesce. Escluderei sicuramente, per rispondere alla domanda di Beppe, allora il mais va sempre cotto e stracotto, quindi va fatto esplodere, va fatto cuocere, dipende anche dalla seccatura del mais che si trova a volte nei consorzi, può essere che basta un'ora, ma a volte ce ne vuole anche due. Quando esplode, a detta degli esperti, io non sono un esperto, il mais diventa più digeribile. Io utilizzo 9 volte su 10 quello esploso, nel caso degli inneschi a volte quello esploso è scomodo da utilizzare perché si mette male anche come innesco nell'amo, nel rig quando si fa car fishing, e quindi viene utilizzato un mais che è leggermente più indietro di cottura, però è sempre un mais cotto. Io penso che di tutti i prodotti commerciali che ci siano adesso e tutte le cose nuove che sono venute fuori negli ultimi anni ci siano sicuramente degli ottimi prodotti. Ho visto anche utilizzare più di quello che veniva utilizzato un tempo la chimica, per il discorso anche dei colori, delle nuvole che si vanno a creare intorno alle varie pasture, quando si pesca soprattutto in ambienti commerciali. Non so fino a che punto possono essere interessanti per il pesce, però sicuramente hanno un bell'occhio, insomma, si presentano bene. Io certi prodotti non li acquisto perché secondo me sono ottimi prodotti, però diciamo che il mio scopo è sempre cercare di spendere un po' meno, un po' di più, ecco. Quindi, senza denigrare certi prodotti. Io ti faccio una domanda, toccava a me, Beppe, a te. Sì, a te, a te. Allora, intanto apro una parentesi per ricordarvi di spolliciare e mettere like sia dalla parte del Buon Beppe di Punto Pesca, sia dalla parte di Tenere di Pesca, sia dalla parte di Gianpierino Pesca. Iscrivetevi, mi raccomando, al suo canale. Condividete questa live con tutti, con la mamma, col papà, con la zia, con la nonna e con anche tutte le persone che vicinano d'intorno. È tornato il buon Simone Munzi. Ciao, sì. Luca Scrocco, il nostro caro abbonato. E vi ricordiamo che Tenere di Pesca sarà al Pescare Show il 19 e il 20 di questo mese. Torneremo belli abbronzati da Capoverde, sperando di aver
pescato un bello squalo e cercheremo di intrattenervi anche in questa fiera, dove ci sarà la presentazione della Italian Fishing Squad, una nuova cosa un po' particolare, e dove potete, i primi che ci verranno a trovare avranno anche l'adesivo in omaggio. Detto questo, adesso faccio una domanda un po' flame, Beppe, un po' come piacciono a te, un po' polemichina. La domanda è: nelle pasture commerciali, Giampierino, quanto è effettivamente, cioè quanto è marketing e quanto è gioco per il pescatore e quanto invece è veramente necessario? Ti spiego da dove nasce questa domanda. Nasce da qualche anno fa, dove andai a una fiera, non stiamo a dire quale fiera, dove si tratta principalmente carp fishing, e dove c'erano queste boils, la chiamavano la sagra della pallina, perché c'erano queste boils, queste esche, queste pasture alla marijuana, al rum, alla potta dell'amante del ganso, del pasticcere. Cioè, c'erano tutte queste pasture assurde e tutte queste palline di qualsiasi forma, colore, dimensione, odore. Quanto sono veramente per il pesce e quanto invece sono giocattoli per il pescatore, secondo te? Allora, Nicola, guarda. I ragazzi del podcast non possono capire, ragazzi, ma dovete venire a vedere le live. Dici, Giampierino. Le pasture si rinnovano e si sono evolute dagli anni 90, quando facevo gare io, sono diventate tantissime, sono entrate delle nuove aziende, secondo me ci sono di quelle che producono anche degli ottimi prodotti primari per costruire appunto dei self-made. Il punto è che vengono sempre trovate delle alternative e comunque delle novità da un anno all'altro, perché il brand comunque deve rinnovarsi, non si può fermare. Il prodotto deve essere rinnovato, migliorato, e dopo è il pescatore che compra la pastura o la pallina che si rende conto se effettivamente quello che gli è stato venduto ha il valore di cui gli ha parlato il negoziante o l'azienda quando l'ha pubblicizzato. Perché la domanda che ti pongo è: scusa, ma una carpa, onestamente, ma la pastura alla canapa, cioè scusami, alla cannabis, cioè a parte storgerla e ridurla ai minimi termini, cioè, ma ha veramente senso? Cioè, secondo me, in quel caso lì, fare la pastura dove fai vedere la foglia di marijuana, cioè, a me sembra tanto un gioco per pescatori quanto piuttosto una reale necessità della pesca, quando comunque mi insegni che con pochi ingredienti si riesce a ottenere dei risultati eccezionali. Però il punto è che io sono anche, cioè capisco qualcosa anche di marketing, perché sono anche in un ambiente di lavoro dove si fa anche marketing. Capisco che le aziende abbiano bisogno di rinnovare una lista di prodotti annualmente. Capita a volte che il cliente si trovasse meglio col prodotto di 2 anni prima che quello di quest'anno, per fare un esempio, però poi quello di 2 anni prima non lo trova più, perché sugli scaffali ci sono quello di quest'anno. Da sempre mi hanno insegnato che il pesce viene abituato a mangiare quello che gli diamo, per cui nei nostri fiumi locali i vecchietti che pescavano con le ciliegie, pescavano con i fagioli borlotti, pescavano con i ceci, abituavano il pesce con i piselli, abituavano il pesce a mangiare quella roba lì, e il pesce lo mangiava. Quindi sono convinto che possano funzionare anche quelle aromatizzazioni lì di cui parlavi tu prima. Comunque, cioè, ma è tutto come l'abitudine, insomma, a poche parole. Secondo me sì, anche perché mi è capitato di utilizzare degli ingredienti particolari che magari non venivano utilizzati da nessuno. Ho visto che c'era un riscontro, magari non su certe tipologie di pesci, però magari su altre poteva essere anche un'alternativa interessante. Allora noi siamo curiosi di sapere quali. Uno dice un segretino, svelacelo, dai. Allora, io quando si va a parlare di pasture salate, ho visto che scopriamo l'acqua calda, si dico che le spezie sono sempre tra gli aromi preferiti, soprattutto dalle carpe, dai ciprinidi. Però ci sono sempre delle basi importanti di pesce,
e comunque di fegato. Quindi io cosa ho fatto? Ho iniziato a utilizzare, e già da parecchio tempo le uso nelle mie pasture, utilizzo il fegato in scatoletta per i gatti e il tonno, quello che mangiamo noi umani in pastura. Quindi diciamo che questi aromi qui di solito sono quelli che vanno meglio, non ci siamo inventati niente, perché il fegato da sempre è utilizzato come materia prima per fare le boe, e il tonno uguale. Quindi l'unica cosa che faccio io, prendo il prodotto nel discount, prendo il prodotto nel negozio, e poi dopo, invece di comprare uno sfarinato già pronto, vedo che bene o male il risultato è buono e quindi mi accontento. Ecco. Vai Beppe, tocca a te. Guarda, io invece ho una curiosità sul self-made, perché noi siamo più o meno coetanei, no? Quindi sì. Io ho visto due barra tre generazioni di produttori di gente che si dà al self-made, no? Io penso, sì, a me, quando ho cominciato da ragazzetto, che per noi il self-made era un modo per risparmiare. Si andavano, sì, a comprare i sacconi di mais, i sacconi di canapa, si facevano le palline. Eravamo 4, 5, 6 persone, si metteva un tot a testa e per, appunto, per la pastorazione preventiva, certo, era la cosa migliore per ammortizzare un po' i costi, no? Poi avevamo il chimico del gruppo, che era quello che faceva tutti gli intrulli, e ci si trovava a casa di uno piuttosto che a casa dell'altro, si bollivano pentoloni di roba puzzolente, certo, no? Ma lo si faceva principalmente non perché pensavamo che la nostra pastura, il nostro intruglio fosse migliore, no, di quello che si poteva trovare in commercio, ma perché in proporzione ci costava troppo, e quindi facendolo si risparmiava. Sì. Poi si è passati alla categoria di quelli che facevano self-made solo con le farine. Sì. E quindi le farine... lo sai benissimo, le farine comunque non sono economiche, cioè, sì, io penso sempre a quelli che vogliono farsi le pasture con la farina di krill o la, sì, farina, sì, di crisalide, o adesso mi vengono in mente, insomma, mi viene in mente, però sono comunque farine che al chilo costano assolutamente. E quindi io in questo caso mi chiedo, il self-made negli anni è più per una necessità, quindi come poteva essere nel nostro caso una necessità, o più per neanche una passione, ma più che altro una convinzione, che mettere insieme quattro prodotti di qualità ti facciano fare la differenza? Perché effettivamente, se tu fai un calcolo di quanto ti viene a costare la farina, di quanto ti viene a costare il preparato per le pop-up, quanto ti vengono a costare determinati elementi per farti un determinato tipo di pastura, no? Poi, sì, vai a guardare e dici, ok, se tu ti compri i singoli elementi spendi X, se ti compri la pastura già fatta o le boie già fatte spendi Y. Fai un calcolo, sì, e dici, alla fine vai a spendere di più. Sì, sì. No, Nicola, guarda che vai a spendere di, sì, più, sì, mi sembra. Ma c'è, perché io... tu te ne fai una quantità, però effettivamente, sì, no, sono d'accordo, quantità che utilizzi. Allora, sì, non so se uno prende la farina di vongola verde o il krill, forse conviene andare a comprare già fatto. Vero. Attenzione, però, quello che mi diceva il buon Urso è che sì, la paghi meno quella commerciale, perché la concentrazione degli ingredienti è più bassa. Allora, cioè, mentre un giampierino magari di krill mi ce ne mette su un chilo 200 grammi, una pastura commerciale mi ce ne mette 40 grammi sul totale, no, e quindi però, è lì che ci abbiamo, e poi vabbè, no, il potere d'acquisto, no, hai ragione, ma Giampi non ti fa, Giampi ti fa la pastura con roba molto più casareccia, sì, quella differenza che volevo farvi notare, no, è che, mm-hmm, si passa da quello che acquista le materie prime di qualità per farsi un determinato tipo di pastore di qualità, che alla fine non risparmia, e quindi non è una necessità economica, no? Sì, 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 sì.
è più un discorso di dire: io voglio fare un prodotto di un determinato tipo, ma mi serve un determinato tipo di attrezzatura di materia prima, no? Anche tu quando fai le pasture da discount, no? Non vai a prendere dei prodotti, le super farine aromatizzate, prendi prodotti, cioè, però se tu, quindi quello che vi sto chiedendo è una necessità economica di comprare della pastura e fare comunque dei pesci spendendo meno, oppure il fatto di spendere gli stessi soldi è solo perché uno se la vuol fare, quindi ha la passione, un po' come le esche, no? Sì. Se pensi a chi si costruisce le esche, se alla fine fondamentalmente tra compra i colori, compra la resina, compra questo, compra quello, se pensi a quanto è il tempo che ci ha messo, io ti parlo su da un certo tipo di qualità, Certo. Volevo capire, cioè, come la vedete voi? È più un discorso dove spendo meno e pesco lo stesso? Personalmente è una gran soddisfazione catturare un pesce con qualcosa che ti sei fatto tu in casa. E la soddisfazione è raddoppiata se pensi che hai speso poco. Questo è quello che quando arrivo alla fine mi spinge poi a pastrocchiare, a fare delle puzze che a volte le busco anche dalla moglie, perché le faccio in cucina e la cantina non ce l'ho disponibile. La moglie deve essere d'un contento, guarda. Soprattutto quelle con l'aglio e il krill sono devastanti, però. La gioia. Quello che ho notato, soprattutto su tanti ragazzini, e la cosa mi entusiasma, perché molti di quelli iscritti al mio canale sono tutti ragazzini di 15, 18, 20 anni, loro lo fanno principalmente, scoppiazzano la pastura e io lo faccio proprio di proposito e le metto e le pubblico proprio per quello, perché loro vogliono spendere poco. Poi dopo magari li spendono da un'altra parte e li buttano via in cose che non servono a nulla, però vedo che la stragrande maggioranza di tutte quelle persone che hanno iniziato a fare certe cose come le facevo io, era il motivo principale, era proprio che era una soluzione economica. Personalmente è anche molto soddisfacente, nel senso che ho fatto delle belle catture, che io reputo belle catture, che magari poi persone che sono abituate a prendere pesci che sono il doppio di quelli che ho preso io considerano insufficienti. Quindi ti reputi un po' un self-made anni 90? Sì, perché la base poi di fatto di partenza è proprio quella. Quando io facevo le gare utilizzavamo prodotti commerciali e quasi sempre c'erano poche deviazioni per mandare a modificare quello che veniva utilizzato. E poi dopo nel tempo, quando mi sono appassionato a tutti questi ingredienti e a queste possibilità di varianti, ho visto che di fatto c'erano anche i risultati, quindi qualche pesce saltava fuori di varie tipologie, perché io non sono assolutamente quello che fa un canale solo ed unicamente per pescare carpe. Ecco, io per me un alborella, sarà che l'ho pescata per tanti anni anche quando facevo agonismo, la mangiata di un alborella quando affonda il galleggiante è la stessa di quella che vedo nella partenza quando pesco le carpe che arrivano a 13-14 kg. Secondo me il pesce di disturbo non esiste. Sono tutti pesci, sono tutti pinuti che ci danno soddisfazioni, ci fanno passare una giornata. Due giorni fa ho preso due pescegatti, uno era 5 kg e l'altro era 1,5. Quel giorno lì ho visto due mangiate. Però se io non avessi preso quello da 5 kg poteva andare bene lo stesso, perché almeno una mangiata l'avevo vista. Però questo è un modo mio di pensare, non la pensiamo tutti uguali. Condivido in pieno, guarda, io lo vedo spesso anche quando faccio battute in libera alla trota in torrente, che vengono fuori magari delle trotine veramente microscopiche, mi danno soddisfazione come se fossero enormi, perché comunque per me in quel giorno lì è stato molto importante anche quello. Una domanda che ti vorrei porre è riguardante il riciclo. Che cosa significa? Spesso vedo pescatori che creano pasture con vecchi biscotti andati a, cioè con le cose che sono scadute, quindi biscotti, farine,
lo fa anche molto il Gabi, di utilizzare per esempio, che ne so, il preparato per dolci, il preparato per il creme caramel che magari è appunto scaduto, però mi diceva lui che ha molti aromi forti, sono farine molto valide che comunque una volta scadute le dovresti buttare via, che comunque sono già precotte e buone per la pesca. Tu che ne pensi di questa cosa del riciclo? Allora, io di solito i prodotti che prendo sono contati, quindi non so, parto per fare una bollis alla fragola, prendo quello che mi serve per fare la bollis alla fragola. Quando faccio quella salata, che magari faccio una bollis alle spezie, prendo la roba per fare la bollis alle spezie. Il motivo qual è? Che ho poco posto, non posso stoccare dei mix già pronti come si fa di solito e dare delle spallettate per fare 2 kg di bollis, e quindi io mi vado a prendere la roba e 99 volte su 100 non la faccio neanche scadere. Io personalmente della roba scaduta non ne ho mai utilizzata. Capisco che ci può essere un esubero di pan grattato, pane secco, biscotti. Sinceramente io ad esempio i biscotti non li ho mai usati nelle pasture, utilizzo altre cose che magari sono dolci, però non... se è scaduto per noi può darsi che non sia neanche una gran idea utilizzarla per il pesce. Però quelle cose lì si sono sempre fatte e non so se effettivamente il pesce possa soffrire di un pane vecchio o di un biscotto scaduto. Vai di Beppe. Io direi che a questo punto, Giampi, facci vedere una pastura al volo, ce l'avevi promessa. Allora mi sposto con la telecamera. Mi sposto con la telecamera, vado in zona. Ti metto in grande. Allora, intanto che il buon Giampi si prepara per le pasture, io vi stresso come sempre ricordandovi di mettere mi piace, di condividere questa live, e poi anche se non potete condividerla stasera, ricordate di dirlo agli amici di venire a partecipare alle live della Peripesca, perché settimana prossima, se bucio bucio tutto va bene, avrete il buon Beppe dall'Italia e itinerari di pesca vi contatterà direttamente from Capo Verde. E dipende da dove sarò, perché non mi ricordo neanche se sono in pesca. Se sono in pesca è ancora più figo, perché magari siamo lì in combattimento con uno squalo. Vedremo, vedremo, vedremo. Dicite Giampi quando sei pronto. Intanto ricordo a tutti che saremo presenti appunto il 19 e il 20 al Pescare Show, che ci saranno Bucco, Five Baits, Fishing Senpai, Angler's Tube, Bob Lancia, Criscu di Tom's, tutti, ce n'è una marea. Poi naturalmente i classici standard che sono il buon Fishing and Biodiversity, In Pesca, Love Fish, saremo tutti, quest'anno c'è un bordello di influencers. Come piace a Beppe, dovrei portarla. Noi ti aspettiamo. Quella frontale. Beh, noi ti aspettiamo, quando sei pronto. Allora, intanto metto... L'ho fatto voi o lo devo fare io? No, lo devi far tu. No. E come fai? Ah, me lo chiede a me, sono sega io. No, fai una cosa, esci e rientra con l'altra telecamera. Beh, noi intanto stiamo qua. Allora, giustamente c'è il grande Steel Bites, me la dimenticavo, scusate. C'è anche quello lì? Sì. Ma quello non è un influencer, cosa ci fa? Cosa ci sta a fare? È un cioè guarda che ti faccio vedere una cosa. Tra l'altro mi ha chiesto cosa stavo. Allora, questo qui è un self-made di tabacchi. Questo qui. Che cos'è? Ma dai, ma che carino! Ma ha fatto Magikarp, ragazzi. Io questa idea devo usare poi. Non me la porta a Capo Verde, perché se poi la lancio e la perdo piango male. Io ho quel difetto lì che le esche quando me le regalano, cioè ti farei vedere la bacheca qui, Beppe, ci ho attaccate delle esche belline da morire, che sarebbe di... ma non le posso usare. C'ho dei rapa, per farti capire, ne piglio una a caso, allora, uno a caso, ti dici, come non usi questo, cioè a caso, cioè roba di valore, né? Appunto, non è roba, e non la uso perché non voglio. È arrivato il buon Giampi. Quando vuoi, Beppe, falla entrare. Mi sa che non. Non riesco mica a girarla. E gira il telefono. E se no gira il telefono.
Vai, oh, così. Siamo curiosi. Allora, per i ragazzi che stanno seguendo il podcast in questo momento... È uscito. Paese Giampierino. Stiamo preparando per preparare, stiamo preparando per preparare una pastura direttamente qua in live. Ricordo a coloro che ci seguono da Spotify che possono vedere anche la versione video, quindi fra pochino, ragazzi, svoltateci sul video in maniera tale da poter vedere appunto il buon Giampierino che vi prepara la pastura. Naturalmente la illustrerà mano a mano che la prepara, quindi anche chi non potrà vederci dagli altri podcast potrà tranquillamente seguire la preparazione della stessa. Io pensavo che stasera... Tra l'altro ricordiamo anche che è domenica prossima il Pescare Show, giusto? No, no. Mi fai venire il panico, mi fai venire il panico. È il dovrebbe essere 18, 19 e 20, quindi sì, fra due settimane. Non questa è la prossima. Quindi, se tutto va bene, la prossima settimana live da Capoverde. Mm-hmm. E quella e dopo, se riusciamo... Se tutto va bene, live dal Pescare Show. Quindi sì, non sarà non sarà le 21:30 perché no, altrimenti la faccio dall'albergo del Pescare Show. Anzi, no, se è di domenica, tra le altre cose, sarà in macchina mentre rientro. Però guarda che bella robina, tutti gli ingredienti. Sì. Cioè, sì, questa è roba da prova del cuoco, ragazzi. Io non vi dico nulla. Fate voi. Vai, mettilo grande. Sì, sto cercando, sì, mi si sta impegnando. Allora, in realtà qua doveva già essere grande, basta che lo sposti. Là. Ecco. Là. Allora, un attimo che mi posiziono. Vai tranquillo, te descrivici tutto passo per passo perché ricorda sempre che ci sono persone che ci seguono dal podcast. Certo. Allora, questa sera utilizziamo, diciamo, quattro elementi principali che sono questi, alla quale andiamo ad aggiungere un liquido che sarà quello che utilizzeremo per bagnare il tutto. Il liquido è un brodo di carne, che è questo. Figo. Quindi abbiamo un 300 grammi di pellet di scratting. Questo qui è un pellet che è quello che viene utilizzato di solito per fare la pesca method feeder. Poi abbiamo un mangime preso al consorzio, anche questo, a base mais. In realtà è un insieme di vari, oltre al mais, di vari semi, insomma. Mm-hmm. E poi dopo c'è questo qui che è il pangrattato. C'è una sorta di bird food. Questo qui è un mais, viene utilizzato spesso per i polli. Ah, il misto polli, dai. Sì, è un misto polli. Esatto, è un misto polli che viene utilizzato di solito appunto in campagna, nelle fattorie, e diciamo che è una base mais e poi dopo ci sono altri cereali mischiati. Poi questo qui è un pan crispy, di quelli che vengono utilizzati per impanare in maniera un po' più grossolana, che si trova anche al supermercato. E poi, come dicevamo prima, abbiamo il sale. Questo qui è sempre molto importante per il motivo che avevamo detto anche prima, perché si scioglie subito e cambia comunque anche il pH dell'acqua nella zona dove viene fatta appunto la pasturazione. Quindi adesso procediamo con la ricetta e vediamo come viene fatta da zero. Quindi prendiamo un contenitore, che è questo. Un attimo. Scusa, Giampi. Sì? Scusa solo un secondo, volevo chiederti, quindi quei prodotti che aggiungi hanno una percentuale precisa? Cioè sono pesati? Sì, certo. Infatti io adesso ho fatto dei piccoli contenitori, però diciamo che siamo a cavallo dei 600 grammi di pastura. Ok. Quindi per fare un 600 grammi di pastura utilizzeremo un 300 grammi di pellet. Abbiamo un 200 grammi di mangime, quello al mais. Un 100 grammi di pangrattato. Infatti io la chiamo, questa ricetta qui la chiamo la 3-2-1 perché di fatto sono 3 etti, 2 etti e 1 etti. Il sale è un cucchiaio grosso. E poi dopo abbiamo quanto basta del liquido, che è appunto il brodo di carne. Allora, figata, intanto... Figata non bagnare con l'acqua ma col brodo di carne, tanta roba. Brodo di carne sì, perché è molto aromatico e comunque si sente anche molto il profumo di quando viene assorbito dal pellet al pesce. Vedete bene? Sì, sì. Allora mettiamo il pellet, i 300 grammi di pellet.
E già andiamo ad aggiungere il sale. Una cosa che consiglio sempre a tutte le persone che fanno queste tipologie di pasture, e comunque viene fatto spesso anche nella pesca al colpo, la pastura bisognerebbe prepararla la sera prima, perché viene fatta una bagnatura doppia in fase di produzione della pastura. E poi dopo sul posto di pesca viene inumidita l'ultima volta per dargli il tocco, che magari può essere più umida perché c'è l'acqua corrente o meno umida perché c'è l'acqua ferma. Quindi di solito io le pasture le preparo alla sera e le lascio riposare, in modo che il pellet riesca ad assorbire anche i liquidi e comunque subentri anche un discorso di fermentazione, perché questo pellet qui quando viene bagnato sicuramente dopo inizia anche a fermentare e fa una tipologia di reazione diversa, soprattutto il profumo cambia. Adesso andiamo ad aggiungere il brodo. Quanto brodo? Ok, quindi praticamente lo aggiungi prima dell'altro secco. Sì, perché adesso dobbiamo cercare di far assorbire al pellet il liquido. Aggiungiamo un po' di brodo e ne aggiungiamo dell'altro finché non vediamo che lo strato del liquido va a pelo con l'altezza del pellet. Lo vedete che riflette? Sì. Ecco, adesso nella zona centrale c'è più liquido, chiaramente. Ne andiamo ad aggiungere un altro po'. L'importante è... un po' come si fa quando si bagna il pellet per il method. Esatto, la procedura è la stessa. L'importante è non umidificare troppo. E comunque l'assorbimento, come avevamo detto prima, nell'arco della nottata avviene sempre con delle tempistiche più o meno lunghe, quindi non meno di mezz'ora. Adesso una mezz'oretta non ce l'abbiamo disponibile, quindi vedrete sicuramente un pellet più umido. Se noi lasciamo questo pellet qui riposare per circa una mezz'oretta, quello che rimane di liquido, bene o male, viene assorbito. Quindi adesso abbiamo il sale che, mischiato al pellet, sta assorbendo il brodo. E già praticamente fra sale e brodo è creata una sorta di salamoia. Sì, sì, è una cosa, diciamo, dopo si sente proprio anche la fermentazione, nel senso che è una combinazione che trasforma proprio gli ingredienti. Adesso, anche se la parte liquida è ancora presente, teniamo conto che se noi aspettiamo circa una mezz'oretta, la parte liquida, bene o male, va a sparire, perché viene assorbita dal pellet. Adesso andiamo ad aggiungere il mais, che sono i 200 grammi. E poi andiamo a mischiare. Il mais sicuramente andrà a assorbire le parti liquide, perché è ancora asciutto. Una cosa molto importante è rendere sempre molto omogenea la pastura, quindi non lasciare che ci siano delle zone dove il pellet non è mischiato in maniera omogenea agli altri ingredienti. Come vedete, i liquidi si stanno assorbendo, ce ne sono ancora, e comunque quei pochi che rimangono verranno trattenuti poi con l'ultimo ingrediente, che è appunto il pangrattato. Quindi continuiamo a miscelare la pastura. E andiamo ad aggiungere per ultimo il pane. Io ho utilizzato il pan crispy perché ha una grana che è più grossa, quindi ha sicuramente anche una reazione migliore all'interno della pastura, nel senso che quando si utilizza del pan grattato, quello fine tende a fare la pastella, la poltiglia. Sì, ti fa una meccanica diversa. Esatto, invece questo qui, se vedete, rimane sempre più o meno granuloso. Andiamo ad aggiungere 100 grammi di pane e andiamo a mischiare il tutto. Questo pane qui è particolarmente colorato, quindi già lì dà anche un aspetto di contrasto, di luminosità quando la pastura arriva nel fondo, che è una cosa importante, perché quando si pesca in dei fondali scuri, avere delle esche e delle pasture chiare per fare un contrasto è sempre importante. Queste sono le cose che ho imparato anche nella pesca al colpo. Spesso per pescare certe tipologie di pesci venivano create delle piccole zone bianche. Il pesce veniva tratto dal bianco e ci si pescava sopra e si prendevano i pesci. Queste erano le cose che si facevano per catturare i piccoli persicisole. Come vedete, la pastura adesso è omogenea,
e comincia già ad avere una sorta di umidità che una bella grana, cioè. Sì, consente lo schiacciamento, quindi possiamo fare le palle, possiamo anche metterla all'interno del pasturatore. Continuiamo a rimescolare. Quando vedete che questa... la... Prego. E questa poi te la lasci riposare tutta la notte? Questa qui la lasciamo riposare tutta la notte. Lei continuerà ad assorbire ancora per parecchio tempo. Quindi domani, sul posto di pesca, che utilizziamo dell'altro brodo o semplicemente dell'acqua del posto dove stiamo pescando, è indifferente, tanto ormai lei si è già assorbito il suo odore e i suoi ingredienti. Sicuramente sarà da tornare a bagnare, perché la consistenza che ha adesso è quella giusta, però continuando ad assorbire poi domani sarà sicuramente più asciutta. Questa pastura qui si può utilizzare sia nel pasturatore, in questo caso abbiamo un pasturatore che li metto a pelle. Come vedete la pastura entra e con un piccolo schiacciamento rimane già pronta per il lancio. Consiglio sempre di non farla troppo umida, perché in questi casistiche qui poi non esce dal pasturatore, chiaramente. Quindi se noi la teniamo leggermente più asciutta abbiamo una reazione che va anche in base alla corrente. Se abbiamo una corrente forte la pigiamo un po' di più, se abbiamo una corrente lenta o ferma la pigiamo poco e niente, che riusciamo comunque a lanciare. Io utilizzo spesso questa pastura qui anche per fare la palla intorno al piombo, quindi il classico piombo da car fishing, mettiamo dentro, poi chiudiamo. In questo modo qui non abbiamo neanche bisogno di fare il sacchettino o la retina, come vengono utilizzati di solito il PVA. E ti regge bene al lancio? Allora, se la facciamo bella umida, sicuramente non è per lanciare a 100 metri, però diciamo che un lancio nella media si riesce a fare. Un lancio accompagnato si riesce. Sì, certo. Io di solito faccio una pesca marginale, non avendo dei grandi corsi d'acqua, di solito pescando vicino faccio un lancio a pendolo e di solito diciamo che resiste bene. Dopo quella pastura va giù, si apre, perché l'importante della pastura è che lavori, e l'umidità è una delle cose più importanti che servono per far lavorare bene la pastura, perché se noi la schiacciamo troppo e l'acqua rimbalza sopra la pallina, la pastura non si scioglie, ed è uno degli errori che viene fatto più spesso. Così come un altro errore che viene fatto molto spesso è quello di impastare la pastura al momento della pescata, così poi si passa di là con l'umidità e dopo non si utilizza più come si dovrebbe. Questa qui è la mia pastura, una delle ultime pasture che mi ha dato delle grosse soddisfazioni. È andata bene sia per le carpe che per i pescigatti americani, diciamo, ho preso un po' di tutto. Scusate, ho bloccato un utente che stava spammando. Beppe è dispiaciuto perché era un sito di ragazze. Io ci stavo già cliccando sopra. Allora, quanto? Vista la pastura, cioè, ti dico, è anche, lo so che sembra strano, ma è anche figa da vedere la pastura. Guarda, cioè, sembra veramente una pastura di quelle professionali fatte da sacchetto. Cioè, veramente, complimenti. Stavo notando proprio questa cosa, che con 3-4 ingredienti fatti a modo, con le giuste quantità, alla fine il risultato, se non ve lo dicono, sembra una classica pastura compatta, perché anche come sta lavorando adesso è proprio l'ideale. Cioè, sia da mettere sul metodo, sia da lanciare. Quindi in realtà... Bella granulometria. Esatto, quindi in realtà sapendo cosa si fa si riesce a fare un bel risultato. Sì. Allora, lui, tra l'altro, Nicola, lui tra l'altro è fan del fioccato, perché ha un sacco di ricette con il fioccato. E se te le vai a guardare, se ti piace quel tipo di meccanica lì del fioccato, è un'arma micidiale. È veramente interessante. Sì. Io il fioccato ho conosciuto dei carpisti, anche loro innamorati del fioccato, facevano ste palle, poi se li lanciavano con la catapulta micidiale, i cecchini sembravano. No, il fioccato in fase di pasturazione preventiva è micidiale. È micidiale perché fa, io lo utilizzo anche durante la sessione, perché il fioccato ha una particolarità, che a differenza del mais che ha il chicco, quindi tu lo butti e arriva direttamente nel fondo, il fioccato quasi sempre...
se si utilizza nelle acque medio-lente, fa anche la colonna della polvere. Che fa della fiocchiamo? Quindi vedi sta colonna bianca che fa la macchia, che persiste nell'acqua ferma o lenta. Dopo, l'importante è non dare del fiocato dove c'è dell'acqua corrente, perché sennò il pesce se ne va che corre dietro il fiocato. Però detto questo, ragazzi, io mi sono visto la pastura, me la sono segnata tutta, mi sono preso appunti ed è giunta l'oretta. Che stasera veramente, guarda, ti dico la verità, Beppe, mi è volata, perché veramente è stato un argomento interessantissimo. Io ringrazio tantissimo Gian Pierino, ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato alla prima parte della live, dateci anche la ricetta, ragazzi, in sovraimpressione, segnate, screenshottate la aspetta che ti metto in grande così perlomeno i ragazzi vedono bene. Allora, ecco qua. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, lascio la parola al buon Beppe, al buon Gian Pierino, che partiranno con la peripesca by night. Quindi un bacione, tante care cose, catch and release da itinerari di pesca, e lascio la parola ai nostri due personaggi dedicati ancora al mondo delle pasture per il by night. Un bacione. Grazie, ragazzi. Ciao, buonanotte. Ci vediamo settimana prossima, forse da Capoverde. Speriamo. Ciao. Chi lo sa.